Presidente, oggi è una giornata importante, 100 anni del parco a Roma, tra poco ci sarà la presentazione di tutto il calendario del centenario del PNALM. Beh, a Roma perché Roma è la capitale d'Italia, a Roma perché siamo al Parco della Musica e a Roma perché c'è il Presidente della Repubblica che ci onora della sua presenza, a Roma per un motivo molto semplice, che volevamo portare la centralità dei parchi nella capitale, a servizio di tutti, a Roma perché è un punto di raccolta di persone. Nessuno si deve preoccupare che non saremo poi nel territorio. Gli eventi di tutto l'anno si svolgeranno anche nel territorio, sia da noi, sia nella zona del Gran Paradiso. E noi vogliamo portare questa attenzione verso la cultura dell'ambiente, della valorizzazione dell'ambiente dal punto di vista naturalistico, anche sociale. E quindi questa scelta di Roma è una scelta importante. 100 anni per una vita longeva dei due parchi. E come tutti i parchi, qualche volta con qualche piccolo acciacchetto, qualche volta bene, ma noi vogliamo pensare positivo, soprattutto vogliamo pensare positivo. Ovviamente ci auguriamo anche che il tempo ci accompagni. Come vedete le nuvole si stanno diradando, non è potere del Parco Nazionale d'Abruzzo questo, però è potere della buona volontà. Buon lavoro, buona giornata e auguri al parco. Grazie.